TG più Today, buongiorno, ben ritrovati. Come ogni mattina, un'ora per approfondire le notizie principali della giornata dall'Italia e dall'estero, tanti anche questa mattina i temi. Tra pochissimo apriremo poi anche la nostra finestra sulla Lombardia, ma subito do il benvenuto ad Andrea Monti. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Consigliere regionale della Lega, che questa mattina è qui con noi proprio per approfondire le tematiche ovviamente della giornata, però non possiamo non partire subito dalle elezioni regionali. Ormai mancano ancora ufficialità sulla data, però di fatto la scadenza è imminente e è uscito in qualche modo ormai ufficialmente anche il candidato del Partito Democratico, quindi di fatto si delineano quelli che saranno i contorni della sfida. E allora, intanto le anticipazioni sulla possibile data e poi cosa dobbiamo aspettarci? Che campagna elettorale sarà? Bah, probabilmente una campagna elettorale fredda, almeno per quanto riguarda la temperatura, perché pare che una delle possibilità sia quella di anticipare, seppur di qualche settimana, la scadenza naturale che sarebbe ai primi di marzo. Il 5 marzo siamo andati 5 anni fa, quindi si potrebbe delineare un'elezione a metà febbraio se si dovesse decidere di accorparla con le regionali del Lazio, visto che Zingaretti la scorsa settimana ha rassegnato le dimissioni in quanto è stato eletto al Parlamento. Quindi fredda sicuramente le temperature, perché se votiamo a metà febbraio Natalizie, abbiamo fatto faremo l'estate con le politiche e Natale con le esatto, regionali. faremo la campagna elettorale, insomma, in molte zone della Lombardia, probabilmente con qualche centimetro di neve addirittura. E probabilmente però calda nello scontro, perché si delineano già almeno tre candidati, ad oggi ufficializzati. Uno naturalmente è il presidente uscente Attilio Fontana, che sarà il candidato per tutto il centrodestra unito, poi Letizia Moratti, che ha deciso di fare questo salto, diciamo, della barricata in finire di legislatura. E ieri appunto il Partito Democratico, senza passare attraverso le primarie, quasi sì, in questo caso con un blitz, ha deciso di candidare Maiorino. Maiorino. E quindi attendiamo solo i 5 Stelle, che, ripeto, anche qui leggiamo le cronache del centro-sinistra, i 5 Stelle dovrebbero andare da soli, perché a quanto pare ci sarebbe un veto di più Europa all'ingresso eventuale nella coalizione del PD con il PD dei 5 Stelle, quindi si delineerà una sfida a quattro, quindi la sfida sarà calda, temperature invernali, ma Una sfida la sfida caldissima. politica calda. Ma noi siamo pronti a continuare il nostro lavoro in questi 5 anni che sono stati complicati, ma in questi 5 anni complicati Attilio Fontana ha dimostrato anche nella tempesta, nella bufera, di riuscire a rimanere al timone, a tenere la barra dritta per i lombardi. Allora, andiamo a dare la linea anche a Elisa Santamaria, che vedo collegata da Bergamo. Buongiorno Elisa. Buongiorno Anna, buongiorno Monti e buongiorno a tutti gli amici di ETG Today. E noi siamo in attesa di Dario Violi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Ovviamente sentiremo anche la sua opinione, parleremo anche con lui. Noi ci siamo già portati a pagina 9 del Corriere della Sera, dedicata proprio alla politica lombarda, la scelta del centro-sinistra. In Lombardia corre Maiorino, l'eurodeputato Dem sfida Fontana e Moratti. Niente primarie, Maran si ritira. Il Partito Democratico si salva in zona Cesarini e a meno di 3 mesi dal voto regionale schiera Pier Francesco Maiorino contro Attilio Fontana e la sua ex vice, oggi frontwoman del Terzo Polo, Letizia Moratti. Il centro-sinistra trova un candidato per provare a sottrarre la Lombardia dopo 28 anni al centrodestra. L'eurodeputato Dem tira fuori dalle sabbie mobili, pur con qualche mal di pancia, il PD e la sua microcoalizione che quasi certamente non si allargherà nemmeno ai 5 Stelle, visti i veti incrociati. I pentastellati avrebbero accettato solo previo accordo di programma un candidato terzo e più Europa uscirebbe dalla coalizione in caso di apertura al Movimento 5 Stelle. Proprio appena sotto c'è un'intervista a Letizia Moratti. Con il PD avevo avuto dialoghi anche a livelli molto alti. Andrò fino in fondo per vincere. L'ex sindaca, io di centrodestra ero fuori dalla politica da 10 anni. Di questo ed altro parleremo con Dario Violi. Ora ti restituisco la linea.
Grazie, allora volevo andare subito su una domanda su uno dei temi principali che sarà quello della campagna elettorale, ovvero la sanità. Prima giusto uno sguardo anche all'apertura in questo momento del Corriere della Sera con una nuova notizia che arriva dall'estero, sicuramente poco rassicurante, con un'esercitazione. La Corea del Nord ha lanciato un missile intercontinentale nelle acque del Giappone e Tokyo dice poteva raggiungere gli Stati Uniti, quindi ovviamente tensione anche in questo caso a livello internazionale, proprio poche ore dopo la chiusura del G20. Mentre sempre a proposito di notizie dall'estero, per quanto riguarda la situazione del conflitto in Ucraina, l'ANSA pubblica appunto i risultati dell'indagine su quanto accaduto al gasdotto Nord Stream, lo ricorderete che era stato danneggiato, si parla ufficialmente, almeno queste sono le prime indicazioni, di un sabotaggio, perché sono state trovate tracce di esplosivi su diversi oggetti estranei rinvenuti. Quindi quando appunto c'erano stati questi problemi per quanto riguarda il gasdotto, si parla proprio di quella che probabilmente è stato un sabotaggio al gasdotto. Leggeremo poi ulteriori dettagli, ma voglio proprio appunto tornare subito su uno di quelli che sarà uno dei temi principali della campagna elettorale, ovvero quello della sanità. È uno dei temi più importanti per la regione, proprio il fatto che l'assessore al welfare, Letizia Moratti, si sia dimessa nel finale del, appunto, poco prima della scadenza naturale e sia passata a un'altra coalizione, in qualche modo può condizionare sul tema della sanità quella che sarà la campagna elettorale? Sicuramente la campagna elettorale, come del resto anche le altre campagne elettorali regionali, verterà molto sulla sanità, essendo la sanità una delle principali competenze delle regioni, delegate alla regione. L'80% del bilancio della regione Lombardia è dedicato alla sanità in questi 5 anni, naturalmente a maggior ragione con impegni anche economici maggiori, visto che abbiamo dovuto affrontare, vorrei ricordare, in alcuni frangenti anche da soli, anche abbandonati dal governo che pensava più a fare polemiche con Regione Lombardia che a aiutarla, abbiamo dovuto affrontare naturalmente l'emergenza Covid. Io credo che ci sia da parlare in maniera franca e chiara con i nostri cittadini lombardi. È evidente che ci sono delle cose da migliorare, anche perché la gestione sanitaria con il passare degli anni è sempre più complicata, visto che con risorse uguali trasferite, gestite dalle regioni, aumentano naturalmente il numero di persone che necessitano i servizi sanitari, perché la popolazione italiana e lombarda gradualmente invecchia. Noi però possiamo vantare sicuramente un sistema ospedaliero d'eccellenza. Qui lo vorrei sottolineare perché per anni e ancora oggi, lo vedrete ancora e lo sentirete ancora in campagna elettorale, si è polemizzato molto sulla Lombardia, il sistema che guarda i privati, che gestisce la sanità con i privati, con un'accezione negativa, come se questo rischiasse di rendere gli ospedali pubblici meno competitivi. In realtà tutte le classifiche degli ultimi anni ci raccontano che gli ospedali pubblici della Lombardia sono tra i migliori addirittura al mondo. Ci sono delle eccellenze mondiali nel sistema ospedaliero pubblico lombardo. Questo è per ricordare, credo che dovremmo sottolinearlo, che l'idea e la gestione che fa il mix tra pubblico e privato, cioè un cittadino può scegliere dove andare in Lombardia, a spese naturalmente del sistema sanitario, abbia portato a questi risultati di valore anche per il servizio pubblico. Poi chiaramente esiste un problema, anzi due molto gravi. Uno è quello delle liste d'attesa, che si è enormemente aggravato, ma non solo in Lombardia, chiaramente, a seguito del Covid. Certo. Perché per 2 anni i nostri ospedali hanno dovuto gestire un'emergenza. Sono state sacrificate. E hanno dovuto sacrificare quelle prestazioni appunto ordinarie. Questo ha allungato a dismisura le liste d'attesa. Noi stiamo rafforzando anche la medicina territoriale, l'abbiamo fatto con la riforma sanitaria, ma qui ci scontriamo con il secondo grande problema, che è la carenza di personale. Noi non abbiamo medici di base perché il governo negli ultimi anni, tutti i governi sono succeduti, non hanno pianificato un'entrata, anzi l'uscita, diciamo, dalle università per formare il numero sufficiente di nuovi medici. Oggi noi ci ritroviamo in carenza di medici di base, di infermieri,
ma anche di medici specialistici. Quindi possiamo anche aprire, come stiamo facendo, molte case di comunità all'interno del vasto territorio di Regione Lombardia. Il problema rimane trovarci personale, i medici per riempirli. E il personale. Quindi la situazione è complicata. Ma in generale credo che un cittadino lombardo ancora oggi abbia un plus nel vivere in Regione Lombardia, dove c'è un sistema sanitario che è nettamente migliore di molte altre regioni. Questo non significa che va tutto bene. Il tema delle liste d'attesa l'ha indicato, ma ovviamente è la domanda che avrei fatto, perché è chiaro che il cittadino che si trova sicuramente con un sistema sanitario di eccellenza, perché credo che questo difficilmente possa essere messo in discussione, la Lombardia è una regione attrattiva anche di pazienti da altre regioni proprio per il livello delle prestazioni sanitarie, però appunto questo spesso la sensazione è quella che ci sia costretti in qualche modo a ricorrere a visite private, a pagare di tasca propria se si vuole avere accesso in tempi ragionevoli a questa sanità di eccellenza. Probabilmente si andranno a proporre, immagino, anche delle ipotesi di soluzioni anche appunto durante la campagna elettorale. Nell'ultimo periodo sono state fatte aperture straordinarie nel weekend, negli orari serali. Si andrà in qualche modo, c'è già qualche altra ipotesi di intervento in questo senso? Sicuramente le risorse le abbiamo messe, aggiuntive, abbiamo anche ampliato gli orari. Anche qui però per onestà va detto che noi apriamo sì e abbiamo aperto e allargato l'orario in cui si può andare ad accedere ai servizi sanitari, ma il problema rimane il numero di medici e infermieri, e si rischia di mettere sotto pressione comunque una categoria, vorrei ricordarlo per spezzare una lancia a loro favore, che per 2 anni ha sopportato un peso, un carico di lavoro a seguito dell'emergenza Covid inimmaginabile. Quindi sicuramente le risorse in campo ci sono, sugli straordinari non possiamo esagerare perché il personale non può essere stressato oltremodo, anche perché si vanificherebbe la qualità dei servizi. Sicuramente noi abbiamo già improntato con la riforma sanitaria il primo passo, abbiamo già compiuto il primo passo verso la soluzione di questi problemi, e speriamo che con la fiducia dei lombardi potremmo risolvere o perlomeno diminuire tutti questi disagi nei prossimi anni. Allora, capitolo caro energia, caro bollette, in queste ore ci aspettiamo indicazioni più precise su quelle che saranno le mosse del nuovo governo. Si parla di 30 miliardi per andare ad intervenire su appunto i rincari che famiglie e aziende si trovano ad affrontare. A livello di Regione Lombardia, ci sono degli interventi che ancora avete in programma, su cui ancora state lavorando e che in qualche modo magari rischiano di bloccarsi in caso appunto di elezioni a febbraio? E cosa vi aspettate da questo governo in questo momento contingente, proprio subito, adesso? Naturalmente, diciamo, le azioni risolutive o perlomeno che abbiano un'efficacia immediata rispetto al tema del caro energia, sia lato famiglie che imprese, sono in mano al governo, perché noi non abbiamo strumenti e non abbiamo la capacità economica e finanziaria per poter affrontare un problema così enorme, in cui per esempio si legge oggi dalle cronache il governo con la nuova legge di stabilità, la legge di bilancio, pensa di investire addirittura 30 miliardi dello scostamento. Quindi capite che sono cifre su cui una regione, anche se importante in quella regione Lombardia, non può competere. Abbiamo già attuato delle misure di sostegno, soprattutto dal punto di vista finanziario, alle nostre imprese. L'assessore Guidesi ha lanciato già da mesi fa, in largo anticipo, l'allarme sul sistema produttivo lombardo, perché ricordiamoci che l'Italia è la seconda manifattura d'Europa, ma nell'Italia la Lombardia sicuramente è la maggior regione dal punto di vista manufatturiero, cioè fabbriche, industrie, e quelle industrie che sono, si dice, energivore, cioè molto affamate energia. Quindi il peso del costo energetico su queste aziende, su molte di queste aziende, è così elevato che stanno decidendo di chiudere e cessare le produzioni perché diventano antieconomiche. Quindi rischiano di non rimanere più sul mercato con il costo del prodotto, il prezzo del prodotto generato da questo aumento dei costi. Qui dobbiamo intervenire,
perché altrimenti, oltre ad avere un disastro, un deserto dal punto di vista delle nostre fabbriche, del nostro sistema produttivo, poi avremo anche un disastro dal punto di vista sociale, perché sono fabbriche che chiudono e persone che rimangono a casa. Su questo credo che il governo stia già intervenendo, il ministro Giorgetti appunto sta elaborando la legge di bilancio e ha già deciso di utilizzare tutto lo scostamento di bilancio insieme al... in accordo con il Premier Meloni, sul tema del caro bolletta, anche magari rinviando alcune che erano le promesse elettorali, certo. Perché in questo momento l'emergenza è quella. Per ultimo vi dico che non c'è rischio, diciamo, di perdere tempo rispetto alle elezioni regionali, perché se si dovessero svolgere a febbraio, noi chiuderemo la legge di bilancio a fine dicembre, a quel punto ci sarà un mese e mezzo o poco più di campagna elettorale, si torna al voto e poco dopo si torna a lavorare. Insomma, noi non siamo la Regione Sicilia, che ho visto che ci ha messo quasi 2 mesi a eleggere il Presidente del Consiglio. Speriamo, e io mi sono stupito, perché noi 5 anni fa alla prima seduta abbiamo votato Fermi, tra l'altro un comasco, a Presidente del Consiglio regionale. Allora, vedo, credo collegato anche Dario Violi con Elisa, quindi restituisco anche la linea a Bergamo per capire allora se riusciamo a chiudere qual è il panorama dei candidati alle prossime regionali. Ed è arrivato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Dario Violi. Subito entriamo nella questione aperta che si sta dibattendo anche in studio, queste elezioni regionali. Cala le carte anche il PD, centrodestra, terzo polo. Movimento 5 Stelle cosa farà? Noi a breve presenteremo il nostro programma, quindi ci sono tutta una serie di punti che riguardano il taglio della lista d'attesa in sanità, che sono lunghissime, sono infinite. Un tema che riguarda le infrastrutture, quindi investimenti in infrastrutture e nel reticolo stradale, soprattutto nelle province. Spesso questa regione ha investito in mega infrastrutture che poi sono rimaste ferme per anni, purtroppo, e dimenticandosi delle province, dei raddoppi in provincia dove si formano code, le persone passano le giornate in coda inquinando, perdendo tempo e togliendolo alla loro famiglia quando vanno al lavoro. Sì, per noi gli obiettivi... avete un programma, ma il candidato? Sul candidato ci lavoreremo, non abbiamo problemi da questo punto di vista. Quindi ci state lavorando ancora anche sul candidato? Sì, per noi non è mai stato un problema il candidato. È evidente che noi proporremo questa cosa, ci sono forze politiche e sociali che ci hanno contattato e che vorrebbero condividere un percorso con noi, su quello ragioneremo. E il candidato per noi non è un problema. Il problema è un programma serio, una direzione chiara che deve prendere la Regione Lombardia e che deve essere diversa dagli ultimi 28 anni di gestione di centrodestra. Quindi io l'ho interrotta, se vogliamo proseguire a questo punto sul programma. No, certo. Quindi dicevo, il tema centrale chiaramente è la sanità, l'abbiamo visto in questi anni. Anche adesso questa pseudo-riforma che ha aperto case della comunità, che però sono vuote. A Bergamo, qua abbiamo delle case della comunità che sono state inaugurate quasi un anno fa ormai, è stata inaugurata a gennaio-febbraio. Io portavo i miei figli in quegli ambulatori a fare i vaccini qualche anno fa, oggi ci torno a fare i richiami dei vaccini e poco altro è cambiato, quindi è stata cambiata la targhetta fuori, prima si chiamava Prest, oggi si chiama Casa Comunità, ma tutto quello che è stato promesso, quindi sanità di territorio, i medici di base che ci lavorano dentro e quindi le persone che possono accedere e avere tutte le prestazioni di primo livello senza dover andare in pronto soccorso e aspettare notti intere per essere assistito. I medici base che si mettono insieme e quindi possono dare risposte, ne abbiamo pochi, se lavorano insieme possono costruire delle risposte. Noi su tutto questo abbiamo le idee chiare e su questo lo presenteremo in Lombardia. Tra l'altro il tema della sanità, anche Monti da studio ha sostenuto essere uno dei temi cruciali di questa campagna elettorale, ma lei cosa ne pensa delle candidature di Fontana, di Maiorino e della Moratti? Beh, in questo momento abbiamo in campo 3 candidature, abbiamo nell'area centrodestra Fontana e Moratti, che hanno più o meno la stessa storia politica, vengono da 2 partiti diversi, ma hanno la stessa storia politica e hanno condiviso gli ultimi 2 anni di gestione di Regione Lombardia, soprattutto nel comparto sanitario, quindi diciamo che rappresentano più o meno la stessa cosa. Abbiamo preso ieri sera dell'incoronazione a Maiorino come candidato del PD e di quell'area, di quei 2 o 3 partitini che lo sostengono. E per noi che stavamo anche dialogando con quell'area è qualcosa di... Noi abbiamo posto, volevamo ragionare sul programma e sulla direzione della Regione Lombardia, la risposta che abbiamo avuto è: questo è il nostro candidato, ne prendiamo atto e andiamo avanti. Quindi sicuramente non sarete alleati, però questa è una...
scusa Elisa, no, chiedevo, sicuramente quindi non sarete alleati, questa è una certezza, non sarete alleati con il PD. Mi hanno insegnato che di sicuro nella vita ci sono solo le tasse da pagare e la morte, però diciamo che questa risposta che è arrivata dall'area di centrosinistra è una risposta che non ci attendevamo, cioè abbiamo chiesto di condividere una visione, se poi c'è una visione comune scegliamo insieme un candidato, la risposta è stata abbiamo scelto il candidato, bocca al lupo. Anna, avevi altre domande dallo studio? No, no, prego. Vogliamo sentire anche Monti? Beh, allora, visto che vi sentite entrambi, a entrambi appunto, volevo chiedere, la sfida sarà anche con Letizia Moratti comunque, che in qualche modo è stata accostata nell'ultimo periodo alla maggioranza uscente e che invece in qualche modo sembrava potesse invece riunire, per un certo periodo è sembrato che potesse riunire invece anche altre forze politiche che potessero convergere sul suo nome. Evidentemente così non è stato, quindi ciascuno correrà da solo a questo punto, mi pare di capire. Prima una battuta da Dario Violi, le tasse sono certe come la morte, ma col governo di centrodestra saranno un po' meno, quindi lo tranquillizzo perché l'obiettivo è quello, le tasse di abbassarle. Aspettiamo con speriamo, ansia. Speriamo, lo speriamo tutti. Per quanto riguarda la Moratti, capisco e apprezzo il tentativo del collega Violi di diciamo accreditarla nell'area di centrodestra, però è una notizia, magari lo aggiorno, delle ultime settimane che Moratti ha deciso di uscire dal centrodestra. Insomma, sono decisioni, ognuno decide ciò che vuole, ci mancherebbe altro, ma la decisione mi sembra presa. Lei ha deciso di abbandonare il centrodestra qualche settimana prima della fine della legislatura per andare in quello che è terzo polo, quarto, poi non si capisce, insomma, in quel caravanserraglio che vediamo sta ancora decidendo un po', nonostante manchino poche settimane dalla fine della legislatura, ancora sta decidendo quali siano i candidati. Il PD l'ha deciso ieri, ufficialmente poi vedremo, perché sono d'accordo quando Violi dice mai dire mai in politica, i 5 Stelle lo troveranno. Mi stupisce un po' questa corsa, diciamo, solitaria 4, soprattutto questa impreparazione che ho notato nell'opposizione, perché se tu hai 5 anni, diciamo, che ti prepari per disarcionare il centrodestra, che a detta loro così male ha fatto, mi immaginavo che fossero un pochino più preparati a una manciata di settimane dalla scadenza della legislatura, che era cosa nota, si sa che le legislature durano 5 anni. Quindi quest'idea e questa impreparazione mi fa pensare che anche loro erano abbastanza tranquilli con il governo centrodestra. Cioè dicono, beh, governa il centrodestra, adesso andiamo alle elezioni, continuerà a governare il centrodestra, anche come cittadini lombardi evidentemente si sentiranno rassicurati da questa guida. L'ho detto anche lei, Violi, oggettivamente l'idea probabilmente di cercare un candidato comune effettivamente c'è stata, o quantomeno, magari c'è ancora, ma di sicuro c'è stata. No, il problema è che non c'è stata la voglia di convergere sui temi e su un programma comune, perché poi quello che chiedono i lombardi sono risposte ed è un programma chiaro ed è una visione sul futuro della Lombardia, ed è evidente che quella cosa manca, non è una questione di un candidato comune. Io ricordo che Fontana, che oggi è governatore della regione, è stato scelto un mese e mezzo prima del voto l'ultima volta, quindi il tema del nome evidentemente non è così importante. Le persone vogliono risposte chiare, sapere dove vai a parare, che cosa vuoi fare in Regione Lombardia e come dare futuro alle famiglie, alle imprese, ai professionisti, ai disoccupati di questo territorio. E noi stiamo ragionando su quello, in realtà noi abbiamo le idee chiare, le presenteremo a breve. Volevamo capire se anche altri erano disponibili con noi ad avere quella visione, perché poi sappiamo benissimo, Monti dice, ma insomma la Moratti è uscita dal centrodestra, sì, ma quando hai 30 anni di storia da ministro, da presidente della RAI, da sindaco di Milano del centrodestra, da vicepresidente della regione fino a 10 giorni fa, non è che uno esce, basta andare in Duomo, cantare Bella Ciao, che diventi di sinistra. Cioè, e proprio perché parlo di programmi e di risposte, è evidente che le persone, e lo vedremo nel riscontro elettorale, le persone non hanno l'anello al naso, non è che se Violi oggi è 5 Stelle domani si candida per la Lega, la gente lo vota perché inizia a dire che dobbiamo fare la secessione. Ti dicono, bello mio, hai fatto 10 anni consigliere regionale con quelle idee e in 2 giorni prima del voto non mi diventi secessionista. Però mi viene da dire anche una cosa, se guardiamo a quello che è accaduto a settembre, presentarsi anche alle regionali disgregate non potrebbe ancora una volta penalizzare. Infatti me da cittadino lombardo, visto che io non mi ricandido e torno a lavorare, torno in azienda,
avrei auspicato che ci fosse la voglia di fare una convergenza. Il problema è che se io ti dico sediamoci e costruiamo una visione comune, che tra l'altro per buona parte c'è anche perché abbiamo fatto posizioni insieme, perché abbiamo fatto i tavoli di lavoro insieme su tante risposte da dare ai cittadini, e la tua risposta prima è Cottarelli, poi è Pisapia, poi è Maiorino, allora evidentemente stiamo parlando di due lingue diverse. Quindi insomma si tenterà la stessa strada, insomma. Vedremo, ripeto, io torno a fare il cittadino normale, non so quando Monti magari mi aggiorna sulla data del voto, così almeno so quando fare gli scatoloni, però sarà metà febbraio, sarà i primi di marzo, adesso la sarà metà marzo. Scadrà all'inizio di marzo. Scade all'inizio di marzo, si parlava del 12 febbraio, adesso sono stato a Roma l'altro giorno, dicevano al Ministero che magari accorpano anche Friuli e Molise, quindi può darsi che si slitti a metà marzo, ma poco cambia. Però io da cittadino lombardo auspicherei anche da politico uscente che ci fosse un controbilanciamento e una proposta alternativa al centrodestra, che fosse unitaria come il centrodestra si presenta unito. Anna, se non ci sono altre domande dallo studio, ti restituirei la linea. Allora, grazie Elisa, grazie a Dario Violi. A proposito della manovra, qualche anticipazione che appunto comincia ormai a circolare. Si parla, come dicevamo, di una manovra da 30 a 32 miliardi. Con la sanatoria anche per il rientro dei capitali si potrebbero incassare 4-5 miliardi ulteriori. Intanto lo abbiamo detto, anzi questo l'ho fatto spiegare a lei, perché sicuramente è un tema di cui tanti hanno parlato. Il tetto del contante ha fatto discutere, è uno degli obiettivi della Lega, l'innalzamento del tetto del contante. Non ci sarà in questa manovra perché di fatto non ci sono i caratteri dell'urgenza per inserire questo provvedimento. È uno stop, è in qualche modo un insuccesso per la Lega, che aveva messo questo tra gli obiettivi, tra gli annunci anche nella campagna elettorale. Ma come ho già ribadito nell'intervento precedente, l'urgenza in questo momento è quello di aggredire l'emergenza costi, soprattutto costi energetici, soprattutto per le famiglie, ma anche per le imprese. Abbiamo poi il problema dell'inflazione. Non dobbiamo dimenticarci che purtroppo in questi mesi siamo ritornati a uno scenario inflazionistico che era degli anni Ottanta, cioè significa che molti giovani che oggi già hanno iniziato a lavorare non hanno mai conosciuto l'inflazione che raggiunge la doppia cifra, perché essendo nati dopo gli anni Ottanta l'inflazione è sempre stata a livelli bassissimi. E questa, l'inflazione, è naturalmente una tassa occulta che colpisce tutti, soprattutto i cittadini e soprattutto, diciamo, le fasce più deboli della cittadinanza. Quindi questa è l'emergenza. Quella del contante è una battaglia, fatemi dire, più di civiltà e di difesa della libertà. Si è tanto fatto l'accostamento tra l'evasione fiscale e il circolante. Ma chiarisco che chi vi parla è uno che ultimamente addirittura non paga nemmeno di più col banco, perché pago con l'orologio, no? Adesso abbiamo questa tecnologia, anche orologio da pochi euro. Effettivamente l'idea dei contanti pagare, fa pensare, no? Ma in realtà, l'idea quella dell'evasore che ha contanti. Ma in realtà l'evasore può benissimo, anche con un tetto che fosse persino più basso, di 200 euro, ma visto che l'evasore che va a compiere una transazione non tracciata, essendo un acquisto in nero, è chiaro che il limite legale del tracciamento o dell'uso del contante per un'operazione che è in nero, non tracciata, non esiste. Quindi questo accostamento automatico tra evasione e limite del contante, del pagamento in contante, è un po' bizzarro. Quindi qual è il vantaggio dell'innalzamento? Ma sicuramente il vantaggio dell'innalzamento, ripeto, è una battaglia di principio. Io credo che i principi, è quello della libertà, quindi dell'idea per cui non ci deve essere uno Stato che decide anche le tue abitudini, ok, io credo che questo si debba fermare, cioè lo Stato si debba fermare qualche metro prima della sfera di libertà dei cittadini. Dopodiché, come confermato anche dalla notizia che è stata detta, non è un'emergenza, cioè non è che noi abbiamo detto la prima cosa in assoluto bisogna fare l'innalzamento. È un tema che è emerso con una proposta di legge depositata in Parlamento, perché sapete che il primo giorno dell'insediamento tutti i parlamentari o quasi depositano, diciamo, i loro provvedimenti bandiera, quindi per questo ho fatto notizia qualche settimana fa quando c'è stato l'insediamento. Dopodiché il governo si sta occupando delle emergenze, e quando arriverà anche il tema
ripeto, più sulla libertà e sull'idea ideologica di come lo Stato deve porsi con la sfera delle libertà dell'individuo, questo è un tema di cui discutere. Ricordo che ci sono alcuni stati assolutamente civili, anche nella civilissima Europa, che addirittura non prevedono nessun limite per l'utilizzo del contante. Punto a capo, la lotta all'evasione sicuramente deve essere una priorità anche per questo governo, virgola, ma non deve essere la scusa per colpevolizzare a prescindere intere categorie. Perché lo sappiamo che la sinistra per anni ha colpevolizzato partite IVA e imprese e artigiani come se fossero a prescindere degli evasori. Questo ha portato anche l'Agenzia delle Entrate a trattarli come tali. Quindi erano loro che dovevano dimostrare di non avere evaso. E allora, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi faremo il punto, parleremo anche del conflitto in Ucraina, tra poco. Bentornati a ITG Più Today. Allora, tra pochissimo, anche con un ospite, parleremo anche della situazione in Ucraina, ma prima torniamo a dare la linea a Bergamo. Sì, per una veloce domanda di chiusura a Dario Violi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Il suo pronostico per queste elezioni a questo punto? Ma la mia speranza è che dopo 28 anni di governo di centrodestra si voglia cambiare e dare una speranza, una visione completamente diversa per il futuro della Lombardia. Vedremo, è chiaro che se si va tutti divisi si fa un favore a Fontana, che potrebbe vincere in pompa magna; se invece si fa una proposta seria e si rinuncia al proprio individualismo, magari saremo in grado di scrivere una storia diversa per questa regione. Quando presenterà il suo candidato il Movimento 5 Stelle? Prima presenteremo un programma e le principali linee programmatiche saranno una questione di qualche giorno, al massimo una settimana, e poi ragioneremo sul candidato. Grazie, grazie a Dario Violi per essere stato con noi questa mattina. Noi ci sentiamo più tardi, Anna. Grazie Elisa, grazie a Dario Violi. Allora, lo dicevamo, facciamo il punto anche sulla situazione in Ucraina, che purtroppo ovviamente il tema non è risolto, anche se in alcune occasioni sembra se ne parli un po' meno. Allora do subito il benvenuto a Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, cerchiamo di fare un po' il punto su quello che sta accadendo, perché abbiamo sentito di nuovo parlare al G20 dei possibili scenari, dei possibili sviluppi del conflitto in Ucraina. Poi sul G20 c'è stata l'irruzione della notizia dei missili sulla Polonia, quindi ovviamente poi l'attenzione si è spostata su quello. A questo punto, da una parte si parla di possibile fine della guerra dopo la liberazione di alcuni territori, dall'altra invece sembra, anche con le parole degli Stati Uniti, che ci sia un po' invece di poca speranza, poca possibilità sul fatto che ci possa essere una vittoria militare di Kiev. La situazione reale qual è in questo momento? Ma sul lato militare abbiamo visto una ritirata dell'esercito russo. Questa, se vogliamo, è la quarta sconfitta dal punto di vista militare. La prima all'inizio della campagna, quando i russi cercavano di conquistare Kiev e si sono dovuti ritirare. Poi abbiamo visto la controffensiva di Kharkov, con conquiste di territori velocissime, con un esercito che non riusciva i russi a trattenerli. E adesso Kherson. Come quarta metto anche la vittoria sul mare, perché ormai la flotta russa è stata ridotta a un aggregato di navi non più combattive. I russi hanno perso almeno 14 unità, la maggior parte affondate, altre danneggiate irrimediabilmente. Quindi è una flotta che non può più permettersi di uscire dai porti, sostanzialmente. A questo punto la situazione per gli ucraini è di netto vantaggio, e quindi il tema è che gli ucraini sono quasi non hanno, se vogliamo, dal loro punto di vista, bisogno più di negoziare, perché loro stanno vincendo e sono convinti che nell'arco di pochi mesi libereranno il resto dell'Ucraina. Quindi il problema è come fermare gli ucraini, come trovare una soluzione per, diciamo, fermare questa guerra. Quindi i discorsi del capo di Stato dell'esercito americano, del capo di Stato maggiore dell'esercito americano, sono un messaggio agli ucraini
per dire tranquillizzatevi un attimo perché vorremmo negoziare e trovare insomma un compromesso. Questa è la situazione e probabilmente anche i cinesi sono di questo avviso, perché questa guerra sta rovinando i piani mondiali della Cina, gli ha rovinato le vie della seta, le vie della seta passavano da Russia e Ucraina e questa guerra le blocca. E soprattutto fa fare brutta figura ai cinesi. I cinesi sono alleati dei russi, se i russi si comportano come stanno succedendo, una sconfitta russa porta, diciamo, cattiva reputazione anche alla Cina. Ecco, questi sono gli elementi della situazione in questo momento. Ecco, il tema della Crimea in questo scenario come si pone? Perché appunto le ultime indicazioni, le ultime voci sembrano un po' far pensare invece che la Russia si concentrerà su un'avanzata che sia legata invece più alla zona della Crimea. Potrebbe in qualche modo, tra virgolette, accontentarsi di cercare di tenere quell'area? Quali sono gli scenari possibili? Allora, la Crimea è una questione cruciale perché... perché da un punto di vista del diritto internazionale fa parte dell'Ucraina. Cioè, se uno dovesse seguire quello che sono i dettami dell'ONU, l'ONU non riconosce l'occupazione della Crimea da parte della Russia, quindi quello è ancora territorio ucraino. E questo è una cosa su cui gli ucraini non vogliono cedere. Però quella penisola sappiamo che ha un valore storico, ha un valore militare, ha un valore anche... diciamo politico per i russi, molto molto importante. Per loro è quasi una ragione esistenziale perché è un simbolo anche storico. Ecco che la diplomazia si sta affannando a cercare di vedere se almeno questo piccolo, diciamo, contentino per non far uscire la Russia totalmente umiliata e non creare uno shock interno è negoziabile. Chiaramente gli ucraini dalla parte loro non ne vogliono sapere, anche perché dopo queste distruzioni, queste sofferenze, e loro dicono perché dobbiamo regalare a un nemico che ci ha distrutto mezzo paese questa cosa qua. E invece la vicenda appunto dei missili in Polonia, dal vostro osservatorio sicuramente che ha una visione più significativa interna, alla fine come è stato letto, come l'avete interpretato? Si può considerare di fatto... davvero un incidente chiuso? Sì, credo proprio di sì, perché obiettivamente siamo tutti dispiaciuti per la morte di alcuni civili polacchi, ma questo non è diciamo una buona ragione per scatenare una guerra mondiale. Insomma, la NATO la guerra non la vuole, questo è evidente. Certamente la NATO aiuta l'Ucraina a difendersi, ma che la Polonia entri in stato di conflitto nei confronti della Russia, questo scordiamocelo. Infatti tutti hanno voluto raffreddare questa situazione. Poi, se questi poveri civili polacchi, due pare, così sono si è parlato morti di due, per colpa ecco, di poi... un'arma russa, esatto, più di un'arma russa o di un'arma ucraina che probabilmente è cascata lì perché cercava di far cadere un missile russo. In ogni caso, alla fine tutti concordano, sia ucraini sia paesi membri della NATO, che quei morti sono imputabili al fatto che c'è uno stato di guerra che non ci dovrebbe essere. Quindi alla fine il colpevole morale è chi ha scatenato quel bombardamento, cioè la Russia, che gli ucraini si debbano difendere dai bombardamenti russi, questa è una cosa legittima. Ecco, volevo chiedere un'ultima cosa. Come si può leggere, come avete letto da lì, la presenza di Lavrov al G20 e il fatto che abbia ascoltato di fatto anche... lo abbiamo visto, le parole di Zelensky, e dall'altra invece le parole proprio recentissime pubblicate da poco dalle agenzie del Papa, che torna a parlare della pace in Ucraina e dice che bisogna fare tentare ogni strada, e sembra anche aprire la possibilità che sia il Vaticano, il Papa comunque a ragionare, a lavorare per la mediazione. Ma allora, riguardo diciamo alla presenza di Lavrov al G20, le scene che abbiamo visto confermano un isolamento internazionale della Russia, il fatto che Putin non si sia voluto esporre, si è visto le umiliazioni che aveva dovuto ingoiare in altri vertici anche più tranquilli, insomma come quelli con i paesi insomma del blocco asiatico, che a quel punto hanno preso il coraggio di dire in faccia quello che pensavano. Quindi la Russia in questo momento ha un livello di isolamento internazionale, e chi voleva vedere nella Cina o nell'India addirittura
un paesi che potevano puntellare su una strategia russa, si è capito perfettamente che anche questi non hanno convenienza. Riguardo invece alle parole del Papa e alla possibilità che lui possa essere un intermediario per la pace, non è probabile, è molto difficile, è quasi impossibile, perché non è considerato in Ucraina e non è considerato neanche dai russi un interlocutore, diciamo, credibile. Non dimentichiamo che c'è un'ostilità da parte della Chiesa ortodossa verso la Chiesa cattolica, quindi queste non sono terre dove un Papa viene accolto con grande simpatia. Quindi no, non ci sono i margini di trattativa del Papa sono molto limitati. E allora io ringrazio davvero Ugo Poletti per essere stato ancora con noi ancora una volta, aiutarci a capire appunto tutte le sfaccettature di questa guerra che ormai davvero sta andando avanti da tantissimo tempo. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie, buonasera, buongiorno. E allora il tema della guerra è stato sicuramente un altro che è andato ad incidere su questa attività di questa regione. Dopo l'emergenza sanitaria si è appunto sovrapposta in qualche modo anche questa emergenza legata al conflitto. Dopo la prima fase legata all'emergenza dell'accoglienza profughi, di fatto il tema sembra un pochino passato in secondo piano, quanto meno per gli interventi diretti che la regione deve fare, anche se poi questo si ripercuote invece ovviamente su tutta la catena, caro energia, caro materie prime, inflazione. Ma sì, diciamo che noi adesso stiamo scontando gli effetti dell'innalzamento dei prezzi, che però va ricordato, perché altrimenti l'analisi, diciamo, in qualche maniera sarebbe fallace, deficitaria, questo surriscaldamento dei prezzi, sia energetici, ma anche le materie prime, penso al grano, al frumento, è iniziato prima del febbraio di quest'anno. Il grano e il frumento iniziano a aumentare già nell'estate del 2021 e questo lo segnalavano tutti e sono tanti gli amici produttori e panificatori della Lombardia. Poi naturalmente diciamo, la guerra e lo scenario di guerra, le tensioni che si ricordavano, anche le problematiche rispetto alle linee di approvvigionamento e trasporto di alcuni prodotti non ha agevolato, questo è evidente. Oggi la situazione è complicata, ci sono settori in difficoltà, quelli legati agli energivori l'abbiamo già detto, ma pensiamo tutto il settore dell'edilizia che qui sconta probabilmente una cattiva gestione di un altro provvedimento che è stato quello del 110 che ha innalzato i prezzi. Questo mette a repentaglio, perché parlavo dell'edilizia, perché Regione Lombardia con la legge 9, il famoso piano Lombardia, il piano Fontana, il rilancio, la grossa massa di investimenti per rilanciare Regione Lombardia e il suo sistema economico dopo il Covid, e ha visto protagonista Regione Lombardia con degli investimenti importanti che sono arrivati a tutti i nostri comuni, 1500 comuni lombardi, naturalmente l'innalzamento e l'impennata dei costi di costruzione sta mettendo in difficoltà anche le attività legate al piano Lombardia, quelle che non sono state concluse, perché ricordiamo che buona parte delle opere finanziate col piano Lombardia sono già realtà nelle piazze, nelle strade o magari nelle palestre, in tanti, diciamo, tanti investimenti che i cittadini lombardi hanno visto nascere, crescere, concludersi nei loro comuni in questi due anni. Però è chiaro che la situazione è complicata. Io spero e auspico naturalmente che si possa arrivare il prima possibile a una soluzione che però sia la base non per un nuovo conflitto, perché talvolta, lo ricorda la storia, cioè la pace della Grande Guerra per molti fu il primo mattone su cui si costruì purtroppo lo scoppio del conflitto successivo, cioè la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, a noi serve una pace che però sia il primo passo per ritrovare un equilibrio mondiale che, dobbiamo dircelo, non arriverà se non con fatica e tra qualche anno se andrà bene, perché qua si è parlato di diritto internazionale. È evidente che tutte le regole del diritto internazionale costruite con fatica negli ultimi decenni sono state spazzate via in una notte di febbraio.
perché quell'azione della Russia ha naturalmente calpestato ogni norma che con fatica la comunità internazionale aveva creato e condiviso in questi anni di diritto internazionale. E sarà un problema gestire e trovare la pace per quei territori. E chiudo, non solo come Odessa, ma anche le due regioni annesse all'interno, oggi annesse all'interno della Federazione Russa, quindi territorio russo, non più diciamo stati satelliti riconosciuti da Russia. Oggi qual è il territorio russo? E trovare ora lì una soluzione per concludere il conflitto accettata la comunità internazionale non sarà facile. Ecco, come il tema del caro prezzi in realtà era iniziato già prima della guerra, la guerra ha fatto nuovamente emergere con forza il tema della scarsa capacità, della scarsa autonomia dell'Italia a produrre energia. È un tema che però effettivamente c'era già prima, si poneva già prima, e in cui adesso in emergenza si è andata a cercare una soluzione in emergenza, ma di fatto è un tema anche per i prossimi anni. A livello di Regione Lombardia, sul tema proprio di investimenti per le rinnovabili, di lavoro per modificare appunto in senso più rispettoso dell'ambiente e delle nuove possibilità che ci sono di produrre anche energia pulita, cosa si potrà andare a fare? Sarà anche questo uno degli argomenti della campagna elettorale? Ah, non c'è dubbio, noi abbiamo già colto l'opportunità della legislazione nazionale sulle comunità energetiche, ne abbiamo provato una specifica per Regione Lombardia, abbiamo fatto una legge proprio per incentivare la nascita delle comunità energetiche. In poche parole e brevemente, cos'è una comunità energetica? È l'idea di rendere autonomi e autosufficienti i territori. Cioè i territori si costituiscono in un'associazione e in questa associazione entrano sia i produttori di energia con le fonti rinnovabili, sia gli utilizzatori e consumatori, aziende ma anche cittadini. Se il bilancio riesce a essere il saldo riesce a essere zero, cioè quello che tu produci sul territorio della comunità lo consumi all'interno della comunità, vieni premiato con un incentivo. Questo sicuramente è un processo virtuoso che porta in prospettiva a rendere pezzi di territorio sempre più autosufficienti. Va detto però che il tema dell'energia va affrontato senza pregiudizi ideologici. Noi dobbiamo sicuramente investire sulle rinnovabili, e la legge sulla comunità energetica incentiva questa direzione, ma non possiamo dire no, per esempio, dal mio e dal nostro punto di vista, all'opzione del nucleare civile, per esempio, che vede l'Italia l'unico Stato tra quelli più industrializzati, e noi siamo la seconda manifattura d'Europa, l'unico al mondo tra questi Stati avanzati a non aver scelto l'opzione del nucleare civile. Questo chiaramente aggiungendo che l'Italia non è un paese che vanta grossissimi giacimenti, certo, ne ha di gas e non li sfrutta, vero, ora ripartiremo con le trivelle, ma non è diciamo ricco di giacimenti e quindi se non hai nemmeno deciso di intraprendere la via del nucleare civile, o meglio il vecchio governo di centrodestra, allora presidente Berlusconi l'aveva fatto, purtroppo i cittadini con un referendum l'hanno cancellato nel 2001. Però anche questa opzione va perseguita, perché dobbiamo avere un bouquet, un paniere di offerte, certo, energetica. Vedo Elisa collegata con un cittadino bergamasco, quindi a te la linea. Sì, siamo con Franco, stavamo dando un'occhiata e commentando anche noi, bilancio manovra da 30 miliardi con tanti slitti al tetto a 5.000 euro e poi scendendo 21 miliardi di euro saranno esclusivamente alle misure contro il caro bollette, destinati al caro bollette. La situazione sta veramente diventando difficile da affrontare, serve un intervento in questo senso. Penso proprio di sì, che servano soprattutto per quelle persone che ne hanno più bisogno, cioè chiaramente non si è tutti uguali. C'è chi può sostenere benissimo questi aumenti anche con qualche sacrificio e c'è invece chi proprio è impossibilitato a farlo, deve decidere se pagare le bollette, se andare a fare la spesa, specialmente famiglie giovani che hanno bambini, così penso che siano in difficoltà. Io ho due figlie e so che ci sono questi problemi. È difficile anche per i giovani e poi a tal proposito aiuti per le bollette prorogati a marzo. A marzo, sperando che per marzo si risolva qualcosa e si possa
poi far fronte, perché se questa guerra continua, a parte che non è solo una questione della guerra, questo aumento, c'è stata anche tantissima speculazione, secondo me. C'è stato qualcuno che ne ha approfittato. Poi, come sempre, quando c'è il mercato, noi siamo per il mercato libero, c'è la domanda, c'è l'offerta. Se tutti andiamo a chiedere gas ed energia in un momento che c'è la crisi, è logico che i prezzi vanno alle stelle. Se ci fosse effettivamente una comunità europea che gestisse tutto a livello europeo, probabilmente avremmo avuto meno problemi. Secondo lei serviva un maggior intervento dell'Unione? Certo, sicurissimamente, è che l'Unione tutela forse solamente i più forti, tutela interessi che non vanno sempre a favore di chi è più bisognoso. A proposito degli aumenti, abbiamo parlato del caro energia, ma ci sono anche gli aumenti della spesa per fare, appunto, al supermercato si spende di più, gli aumenti per il carburante, per spostarsi diventa davvero impegnativo, insomma, riuscire ad arrivare a fine mese bisogna mettersi a fare i conti. Beh, sicuramente, basta, se uno va a fare la spesa si accorge che se vuole spendere la stessa cifra si trova il carrello, non dico dimezzato, ma quasi. Se invece continui a fare la spesa come la facevi prima, ti trovi con 100-200 euro in più a spesa se fai una spesa grossa. E questo d'altronde abbiamo visto, ma anche basta andare anche solo al mercato. Quello che costava 3 euro adesso costa 4 euro, fai c'è l'aumento, tutti gli aumenti. Se uno va fuori a mangiare un primo è arrivato a costare 16 euro al ristorante e ti dicono sì, è aumentata l'energia, ho capito, voi scaricate, ma se io ho uno stipendio o una pensione la mia non aumenta in base all'aumento del costo della vita. E sono aumentate anche in effetti le materie prime, lo dicevano anche dallo studio, il costo dei cereali, peraltro sarebbe aumentato ben prima dell'inizio dello scoppio della guerra, così come i costi dell'energia in realtà sarebbero saliti ancora prima del conflitto. E infatti è quello che dicevamo prima, se fanno queste cose, quando c'è il libero mercato è anche questo. Domanda e offerta, se la domanda cresce a dismisura e l'offerta rimane limitata, i prezzi stavano alle stelle e poi noi ne subiamo le conseguenze. È qui che ci dovrebbe essere un'autorità che controlla che gli aumenti, se gli aumenti sono effettivi o meno, tutto. Abbiamo visto anche con la storia di tutte le materie che sono aumentate, hanno dato la colpa al 110% perché ha falsato il mercato e tutto. Vedremo adesso che diminuiranno, che faranno il 90%, vediamo se diminuisce. Io sono convinto che diminuiranno anche le materie. Grazie Franco, grazie per aver condiviso con noi le sue opinioni, sicuramente tanti spunti anche per lo studio. Restituisco la linea, Anna. Grazie Elisa e al tuo ospite. Allora, noi siamo ai minuti finali, avevo ancora una domanda a flash a questo punto sull'autonomia, ma prima non abbiamo ancora fatto il punto sulla situazione viabilistica di questa mattina in Lombardia, quindi andiamo subito a vedere la nostra rubrica Viabilità in collaborazione con ANAS. E allora le segnalazioni di ANAS, strada statale 12 della Betone e del Brennero, riduzione di carreggiata per lavori dal 21 novembre al 23 dicembre all'incrocio tra Vipiteno e la strada statale per il passo strada statale 596 diramazione dei Cairoli, traffico rallentato per lavori di manutenzione all'incrocio Cozzo in direzione dell'incrocio di Casale Monferrato. Invece sulla strada statale 300 del Passo del Gavia, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Santa Caterina. Strada statale 415 bis Gardesano Occidentale,
corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Gavardo e prima dell'incrocio di Campoverde in direzione dell'incrocio con la strada statale 12 della Vetone del Brennero. Poi ancora sulla strada statale 10, Padana Inferiore, senso unico alternato per lavori dal 25 novembre, quindi ancora c'è qualche tempo, e sulla strada statale 11 Padana Superiore, corsia chiusa invece dopo l'incrocio di Rondissone e prima dell'incrocio di Borgo Vercelli. Come sempre, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito www.stradeanas.it oppure chiamando il numero verde gratuito Pronto Anas 800 841 148. E allora, siamo davvero alle battute finali, però una domanda sull'autonomia la devo fare, perché la Lega, il governo, sembra che voglia accelerare sul tema dell'autonomia, già insorge il Sud, ancora una volta si dovrà cercare di mediare probabilmente all'interno del centrodestra tra Lega e altre forze di maggioranza. Cosa vi aspettate sull'autonomia? Ma questo è un motivo per cui noi speriamo, auspichiamo che in Lombardia ci sia ancora una forte componente della Lega all'interno della coalizione del centrodestra, proprio perché anche dalla Lombardia deve continuare a arrivare un segnale chiaro, come è stato in questi 5 anni, che la battaglia dell'autonomia è sicuramente lunga e faticosa. Nessuno, io in testa, ha mai pensato che in pochi anni ci avrebbero regalato una riforma che di fatto trasforma e trasformerà lo Stato italiano da una forma centrale a una forma federale o pseudo-federale, con l'autonomia differenziata. Mi spiace che ancora il governo ci sia, o meglio in Parlamento, ci sia qualche forza che soffi su questa contrapposizione nord-sud. L'autonomia differenziata, prevista dalla nostra Costituzione, ricordiamocelo, ma non ancora attuata, non toglie niente a nessuno. Responsabilizza e dà la possibilità di auto-amministrarsi su alcune materie alle regioni che lo richiedono e alle regioni che rispettano alcuni parametri di efficienza. Queste regioni, se saranno più efficienti dello Stato a gestire quelle materie e quelle competenze, avranno a disposizione più risorse, perché la differenza di risorse tra il costo storico standard dello Stato e quello che riuscirà a generare con l'efficienza della gestione dei servizi della singola regione. Non toglie niente a nessuno. L'idea che qualcuno continui in questa polemica e contrapposizione, io credo che è sbagliata, e noi speriamo al governo di convincere anche gli ultimi riottosi che l'autonomia non solo non toglie niente a nessuno, ma addirittura potrebbe essere la soluzione anche per quelle regioni che ambiscono ad essere più efficienti, in particolare quelle del Sud. E allora, siamo davvero in chiusura, torno da Elisa per i saluti finali. Noi da una Bergamo che si sta preparando per le festività natalizie vi abbiamo raccolto la voce di Dario Violi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e poi abbiamo scambiato anche 4 chiacchiere con Franco, un abitante proprio della città, che ci ha dato le sue opinioni su quanto insomma sta facendo il governo e su quanto sta accadendo nel nostro paese. E da Bergamo è tutto, un saluto a Monti, a te Anna. Grazie Elisa, e allora noi davvero siamo in chiusura, quindi io ringrazio Andrea Monti per essere stato con noi. Si apre una campagna elettorale, quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sicuramente ci sarà molti temi su cui ragionare, invece per questa mattina ovviamente l'informazione per quanto ci riguarda tornerà a partire dal TG delle 12.30, quindi continuate a rimanere con noi. Invece con ETG Più Today siamo arrivati al termine, grazie davvero, buona giornata. Buona giornata a tutti voi e grazie all'invito naturalmente. Grazie a chi ci ha seguito fino a qui, ETG Più Today torna domani mattina, non è vero perché è venerdì, scusate, torna lunedì mattina alle 10.30. Buona giornata.